Amen. Eccoci qua. Adesso ci siamo? Dovrebbe andare. Quindi diamo di nuovo il buongiorno. Lo ridiamo questo buongiorno. Mo' va? Adesso va? Si sente? Ok. Vogliamo salutare chi ci sta seguendo da casa. Eh, chi è ancora febbricitante, influenzante, eh, mal ma ma malato, eh, eh, ci stanno seguendo da casa. Chi invece è costretto a rimanere a casa perché ha i bimbi malati. Eh, chi invece esce di casa perché è malato, no, eh, vogliamo salutare insomma chi non è potuto essere qui con noi. Oggi voglio condividere con voi un, un messaggio che il Signore ha messo nel mio cuore in questi giorni della mia malattia, perché Dio ci parla in maniera, come dire, ci parla tutti i giorni se vogliamo, se noi lo vogliamo, però nella malattia noi abbiamo una sensibilità ad ascoltare la sua voce. E io gli ho chiesto al Signore, Signore come mai? La domanda è stata questa, no? Io non so se molti fanno le domande a Dio, quanti chiedono a Dio? Gliele fate le domande? <coughs> e gli ho detto, Signore come mai che io ho fede e credo in determinate cose, però i miei occhi a volte non vedono le cose che io sto credendo? Troppo facile dire credere, no? Ma io molto spesso quello che la nostra fede cristiana crede non è quello che vede. È vero o no? Siete d'accordo con me? Quindi è come dire, è difficile vedere la luce quando tu sei in una profondità, in una buca. E noi vogliamo credere che la luce c'è, ma abbiamo difficoltà nei momenti di buio a prendere quei messaggi che noi sappiamo di una buona fede cristiana, è, come dire, è confrontarli con quello che c'è intorno. Non so se vi sto spiegando. Cioè, è molto, ci viene molto difficile, nei momenti di tempesta, credere a tutti quei messaggi buoni che tu conosci della parola di Dio. È vero o no? Cioè, nei momenti di tristezza, nei momenti di dolore, quei buoni messaggi, quasi quasi, non servono a niente. E si crea un distacco enorme. E se noi leggiamo la vita di Abacuc, quanti hanno una Bibbia per alzata di mano? Ce l'avete una Bibbia a casa? Ok, la leggete la Bibbia? Vi siete resi conto che nella Bibbia che voi leggete c'è un piccolo libro di tre capitoli chiamato Abacuc, si trova nei profeti minori, quelli che appartenevano ai francescani? No, i profeti minori sono quelli che hanno scritto di meno non perché erano minori. Come utilizzo? Se leggiamo la vita di Abacu, quanti conoscono la vita di Abacuc? Ecco, se non conosci la vita di Abacuc, non puoi chiedere a Dio dammi la fede di Abacu. Vedi, se non conosci, tu rimani nell'ignoranza e il diavolo sfrutta la tua ignoranza. Per questo devi leggere. Non potrai mai chiedere: Signore, dammi la fede di Abacuc se non sai chi è Abacu. Chi è Abacuc? Ve lo dico io. Dice, pastore, però io sto qua perché tu me lo devi spiegare. Va bene, te lo spiego. Abacuc è stato come dire, un profeta minore che si è trovato di fronte a pregare il Signore e il Signore gli ha risposto: Non ti posso esaudire perché io ho deciso che il popolo babilonese deve distruggere Israele. E Abacuc ha avuto molta fede da credere che Dio. Rimaneva comunque Dio nonostante quella scelta. È una fede di qualità, è vero? È una grande fede. Quanti stamattina per alzata di mano vi voglio vedere vivi, perché io vi sono mancato la settimana scorsa. So che siete stati eh, come dire scoraggiati dal messaggio di Nico, e ho detto, ma ve li vado a incoraggiare io. Vi è piaciuto il messaggio di Nico? Amen. Anche voi siete mancati, poi magari dopo il culto, se ci abbiamo cinque minuti in più. Vi, vi vorremmo raccontare che cosa abbiamo vissuto per dare gloria a Dio. Se ho le forze, perché qualcuno già lo sa. Va bene, ma salutiamo anche i fratelli e la pastora Francesca della Chiesa di Taurisano, persone a noi molto care, e davvero preziose per la nostra voglia. <coughs> Quanti di voi per alzata di mano vorrebbero dire al Signore adesso, dammi la fede di Abacuc. Quanti la vogliono? Amen. Ah, forza, non aver paura stamattina, ti prego. So che tu hai paura delle mie intimidazioni. E quanti nei loro momenti di tristezza possono chiedere, ah signore, magari avessi la fede di Abacuc. Quanti lo chiederebbero? Signore, io sono in un momento di tristezza, magari io avessi la fede di Abacuc. Quanti lo vorrebbero chiedere? Vediamo già molte meno mani di quelli di prima. Ma io prima di chiedere a Dio dammi la fede di Abacuc, è giusto che tu sappia che la fede di Abacuc è stata frutto di tanti, tanti momenti di tristezza. Cioè, Abacuc si è avuto una fede di qualità e perché quella fede è diventata di qualità, grazie, passatemi questo modo di, di esprimermi, a momenti di estrema tristezza. E Abacuc crebbe come una persona ricca nella fede, è una fede che potrebbe non essere sviluppata pienamente se non avesse lottato contro i suoi dubbi. La fede di Abacuc è diventata di qualità perché ha imparato a distruggere i dubbi, che sono il nemico della fede. Per cui ripeti con me questa mattina così ci svegliamo, la tua fede, la tua fede. cresce. Quando distruggi i tuoi dubbi? I tuoi dubbi. Amen. Amen. Perché i dubbi sono insetti divoratori della nostra fede. I dubbi distruggeranno la nostra fede. Quando davanti a delle situazioni difficili e davanti alle promesse di Dio, tu fai sì, Dio mi ha detto questo, 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 però poi viene il dubbio e il dubbio all'ultima parola ti dice sì, ma, però, forse, magari. E il dubbio mette la sua ultima parola e lì la sua fede incomincia a rimanere in una fase calante. E quindi, se ci pensiamo un attimo, quanti dubbi ci vengono al giorno? Quanti? Ma, ma io mi chiamo Nico, o oh, non sono Nico? E i dubbi ci assalgono proprio quando ti sei mai chiesto perché ci vengono i dubbi? Chiediti perché: perché io ho i dubbi? Perché io metto il dubbio su ogni cosa. Io, I dubbi ci assalgono inevitabilmente quando o non capisci qualcosa, o non la comprendi, o la comprendi in parte. Lì ti vengono i dubbi. Sì, è così, così, è però, è Perché tu non stai comprendendo bene quella cosa e hai dei dubbi. Quando non hai dei dubbi? Quando tu sei certo che è così. E di no, è così, punto. D'accordo? E alla fine se abbiamo capito tutto delle nostre situazioni, o se abbiamo completamente capito tutto, ti faccio una domanda, a cosa serve la fede? Non so se, se hai compreso dove ti sto portando. Cioè se il dubbio ci viene, quando noi non riusciamo a comprendere bene le cose, ok, e se le comprendiamo bene, a che serve avere fede allora? Quindi nel dubbio tu hai la scelta di far agire, cioè ne, nelle cose non comprese hai la possibilità di metterci il dubbio o la fede. Una è contraria all'altra. Devi scegliere il dubbio o fede. Prima di scegliere, ti voglio ricordare un verso, così poi sceglierai meglio. Tu puoi scegliere il dubbio stamattina sulla tua situazione o la fede. Però voglio dire che senza fede è impossibile piacere a Dio. Adesso scegli. Scegli adesso. Pastore però, sì. E Dio mi ha detto, se non hai fede. E io ho detto, oh Signore, quindi ogni volta che io metto il dubbio non ti sto piacendo. Sto rinnegando la tua parola. Perché la fede è la fiducia. Seguimi. La fede in Dio e la fiducia devono essere frutti dell'amore. La fede non deve, essere fuori, non deve venire fuori da una relazione d'affari con Dio, da un interesse personale o da qualche situazione che dobbiamo risolvere e quindi lì ci viene fede. La fede è un qualcosa che si sviluppa per amore. Cioè io per fede, cioè io perché amo Dio ripongo la fiducia in Lui. Indipendentemente dal risultato. Dì alla persona che è vicino a te, guardala in faccia, e di: Sei disposto a farti domande oneste? Ci vogliamo fare delle domande oneste stamattina. Digli ancora, ma sei disposto ad ascoltare la risposta di Dio? Diglielo a Michele. Eh? Michele, sei disposto? <ride> allora, se la risposta è sì, dobbiamo fare questa preghiera insieme. Chiudendo i nostri occhi, tanto tu per ascoltare hai bisogno delle orecchie. Chiudi i tuoi occhi e per fede arrenditi al Signore. E, e ripeti con me, sono pronto a lottare con i miei dubbi. E le mie domande, sono pronto ad ascoltare ciò che hai da dirmi, papà. Amen. Adesso iniziamo, adesso iniziamo. Abacuc, capitolo 1, leggiamolo. Oracolo che il profeta Abacuc ebbe in visione, quindi Dio gli sta parlando, fino a quando griderò, O oh, Signore. Senza che tu mi dia ascolto, guarda l'approccio che ha Abacuc. Io grido a te violenza e tu non salvi. Io ti sto gridando che ho aiuto, io ti sto gridando che ho malattia, io ti sto gridando che ho questo problema, ma tu non mi stai rispondendo. Perché mi fai vedere l'iniquità? Perché là c'è quello che io sto vedendo e capisco che, che tu non stai intervenendo? Perché stava vedendo che Babilonia stava distruggendo Israele. Perché toglieri lo spettacolo della perversità? Perché io che sto qui sono malato, e chi sta fuori che non ti pensa nemmeno, gode di tutto questo? Quante volte te la sei fatta questa domanda? Ripetilo, quante volte ce la siamo fatta questa domanda? Mi stanno davanti. Rapina e violenza, ci sono liti, nasce la discordia. Quindi la legge. È senza forza, cioè chiaramente parliamo dell'Antico Testamento. Abacuc sta dicendo a Dio ci sta camminando. La tua legge dell'Antico Testamento non sta funzionando. Perché lì era occhio per occhio, dente per dente, il diritto non si fa strada, Signore. Perché l'empio ragina il giusto e il diritto ne esce pervertito. Per cui, Signore, io sono Abacuc e ti sto dicendo tu Dio non lo sai fare. Ti spiego io come si fa Dio. Vediamo Geremia, una, un profeta maggiore. Signore, tu sei giusto e quando io discuto con te, tuttavia io proporrò le mie ragioni. Guardate questo quest atteggiamento di quest'altro uomo. Io so che tu sei giusto, però quando vengo davanti a te mi giustificherò sempre. Perché valgono le mie ragioni? Perché prospera la via degli empi? E io? Perché sono tutti a loro agio quelli che agiscono perfidamente? Quindi io proporrò le mie ragioni. E io, mi so, e io mi sono ritrovato ad avere questo atteggiamento. Penso anche voi. Vediamo Davide. Sto parlando di tre grandi uomini di Dio che non, non sono paragonabili col tuo pastore. Parliamo di te grandi che hanno scritto la storia. Salmi. Signore, non correggermi nella tua ira, non castigarmi nel tuo sdegno, abbi pietà di me, Signore perché sono sfinito. Davide stava, era in una situazione di malattia qui. Risana, mio Signore, perché le mie ossa sono tutte tremanti e anche l'anima mia è tutta tremante. E tuo Signore, fino a quando? Fino a quando io devo essere malato? Cioè, vuoi capire che non già fatto. più? Perché sta malattia? Stiamo parlando di Davide. Ritorno, Signore, liberami, salvami per la tua misericordia. Poiché nella morte non c'è memoria di te. Chi ti celebrerà nei suoi dei morti? Io sono esausto a forza di gemere. Ogni notte nonno di pianto il mio letto e bagno di lacrime il mio giaciglio. L'occhio mio si consuma di dolore, invecchia a causa di tutti i miei nemici. Via da me voi tutti i malfattori, perché il Signore ha udito la voce del mio pianto. Il Signore ha ascoltato la mia supplica, il Signore accoglie la mia preghiera. Tutti i miei nemici siano confusi e grandemente smarriti, voltino le spalle per la vergogna in un attimo. Davide in un momento di malattia si lamenta al Signore, ma poi si ricorda della sua misericordia e cambia atteggiamento. Perché nel, nel verso 4 lo dice: Salvami per la tua misericordia. Non perché io ne ho diritto. Non perché ho le mie ragioni. Non perché io vado in chiesa. Non perché io sono io. Ma Davide riconosce chi Dio è. E questa situazione, lo ripeto, si trova in, un, in, una, in una situazione tremenda di malattia. Una situazione che tutti abbiamo provato. Quanti hanno provato una malattia? Guardate, anche la più semplice, anche la stupida febbre che da, da letto ci porta a dire Signore liberami, signore, guariscimi. Non, 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 non facciamo. La malattia ci, ci pone tutti in una condizione di sofferenza. Anche la semplice influenza ti porta, anche se tu hai questa pressione al petto, perché hai dei bronchi che sono come dire, influenzati, chiamiamoli così, tu comunque vai a Dio e dici aiutami. Tu con la situazione di febbre, no, a voi. Ma sta tosso, signore? E quanti ci siamo trovati quindi in questa situazione? E quanti abbiamo detto nel momento di malattia, perché mi hai abbandonato? Io sto piangendo, questo letto è pieno di lacrime, e tu non mi rispondi, perché mi hai abbandonato? Siamo sinceri? Abbiamo detto ci facciamo domande oneste stamattina? Quanti abbiamo detto che anche con 37,1 noi abbiamo detto Signore perché mi hai abbandonato? E il Signore ha detto Ehi che influenza è! Però noi l'abbiamo detto. Cioè le promesse di Dio hanno avuto una separazione con quello che stavamo vivendo. Due cose separate. Sì, io sono credente ma sembra proprio che il Signore tardasse a rispondere a Davide. E sembra come se tardasse anche a noi. E quando? E fino a quando avrebbe permesso a quel sofferente di penare, penare, prima di fargli grazia di guarirlo? Questo tempo, che dobbiamo essere guariti subito. E Davide prega il Signore di abbandonare quello che gli pare un atteggiamento indifferente. Cioè Davide dice, tu, io sto qui, sto soffrendo. Guardate, all'inizio lo dice. Non castigarmi, sono sfinito. Risanami, l'anima mia è tutta tremante. Tu mi stai ignorando, Signore. Tu non stai pensando proprio a me, e l'abbiamo pensato. Alziamo un dito: se l'abbiamo pensato, non la mano. Il dito siamo, siamo umili, umili, è vero, l'abbiamo detto. Signore, mi hai abbandonato. <coughs> Però ad un certo punto, come è stato detto nella loro adorazione, Davide azzarda una. Pretesa. Davide ricorda chi è Dio. Davide si connette con il carattere di Dio. Non con la richiesta. La fede di Davide non si muove perché ha l'esigenza di essere guarito: ma la fede di Davide si muove e si connette per chi Dio è. E dobbiamo imparare a collocare la giusta fede, perché durante il messaggio lo capirai. Lo dividerò in due parti perché è lunghissimo. Ci ho messo un, un giorno per farlo. Quindi la sua pretesa di liberazione dalla, dalla, dalla sofferenza si fonda sulla misericordia di Yahweh. Io so che tu sei misericordioso. Lui non dice perché no, non si connette più con quello che vede, ma si connette, sulle, si connette con, con le promesse. Cioè, se tu non mi devi liberare perché io sto soffrendo, tu mi devi liberare perché sei Dio. Cioè, tu mi devi guarire per manifestare nella mia vita che tu sei Dio. Tu non mi devi guarire perché io sto soffrendo, non mi devi guarire perché ho paura di morire, non mi devi guarire perché sono rinchiuso in casa, tu mi devi guarire perché nella mia vita si deve vedere che Dio è con me. Amén. Comprendete come la visione di fede si sposta? Sapete perché? Perché la prima ti frustrerai, la seconda ti farà crescere. E Gesù, torniamo indietro, finiamo con Davide. E quindi Davide forma questa preghiera perché era fedele. Fonda la sua richiesta sulla fede, fonda la sua richiesta su delle certezze. E quali erano le certezze? Io sono colui che ti guarisce. Non fonda la sua richiesta sull'esigenza, sull ma sulla certezza, Signore. Io so che tu puoi guarire se vuoi lo fai, e non è una certezza. Io so che tu sei il Dio che guarisce, per cui datemi aspetto, guarigione. E quindi, poi torniamo a Gesù nel discepolare i suoi discepoli. Gli insegna un principio, che è quello che vi ho scritto stamattina sul gruppo, quello di chiedere. Guardate, il diavolo si diverte con i credenti a dirgli: Non chiedere, tanto lui sa, tanto io appartengo a Dio, tanto io, non chiedere. Guardate, non è in linea con quello che Gesù insegna. Se tu non stai bene, se tu hai bisogno di aiuto, io ti invito questa sera a a cacciare via il tuo orgoglio perché devi chiedere La scrittura è chiara in Matteo 7 e dice chiedete e vi sarà dato. Non sta dicendo Gesù che tu hai perché sei figlio di Dio, Gesù non sta dicendo che tu hai perché vai in chiesa, perché tu preghi, perché tu lodi, Gesù sta dicendo tu hai perché me lo chiedi. Perché non chiedere è una forma di orgoglio. E quindi lui dice chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, se non chiedi non ricevi. E chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. Non possiamo più tollerare atteggiamenti di orgoglio di questo tipo. Quando voi avete bisogno di qualcosa, sabus perché è un principio biblico e noi dobbiamo applicare i principi biblici. Io quando sono stato malato in questi giorni, alcuni lo possono testimoniare, e chi ha ricevuto questo, non tutti ho contattato, ho contattato delle persone che il Signore mi ha fatto vedere, ho detto prega per me, l'ho detto, prega per me. Oltre a scrivere nel gruppo di preghiera, il Signore mi ha fatto vedere delle persone che avrebbe usato, per pregare per me e ho dimostrato umiltà in questo perché la chiesa è questa. Per cui ripeti con me adesso: Dio, Dio. Ci, darà ci darà tutto quello che gli chiediamo, ma ci darà il meglio di quello che gli chiediamo. Che gli chiediamo. E a volte e a il suo meglio è non, non darci quello che gli chiediamo. Understand? Ci vogliamo, vogliamo continuare a farci domande oneste? Siamo onesti con noi stessi? Almeno con noi stessi. E questa è l'ultima volta che ti sei seduto da solo? E quando è stata, scusami, l'ultima volta che ti sei seduto da solo ed hai avuto una vera conversazione viva con Dio? Quando è stata l'ultima volta? Quando è capitato l'ultima volta che ti sei seduto? ad avere una conversazione con Dio, senza nessun dispositivo acceso, senza tv, senza musica, senza nessuna distrazione. Quando è stata l'ultima volta? Risponditi. Mi dai il calendario dell'anno scorso? Abacuc si appartò per cercare Dio. Vai nella tua cameretta. E senza dubbio è stato difficile anche per lui parlargli. È stato difficile anche ascoltarlo. Ma Abacuc amava il Signore. Ma c'era sempre qualcosa che lo separava dal Padre. Sapete cosa separava Abacuc da Dio? Era troppo grande il divario che si era creato tra quello che credeva e quello che vedeva. E questo è il divario che ci impedisce di andare a cercare a volte il nostro Signore. Quello che vediamo è troppo distante da quello che noi stiamo credendo. Ti stai trovando in questa situazione? Ti ritrovi? Magari siamo abituati a fare troppo gli spiritualoidi, vero? Sapete che significa fare troppo di spiritualoidi? Sapete perché si crea questo divario? Perché tu sei malato e quindi il pastore ti dice tanto il Signore ti guarirà e la tua risposta è Amen, Amen, gloria a Dio, grazie a Gesù, alleluia. E ti basta e avanza questo perché la guarigione è arrivata. A volte ci basta sentire solamente questo per avere l'anima in pace che la guarigione è arrivata o che il Signore ha risposto. Amen. Alleluia e gloria a Dio. È come se l'Amen fosse quella parola magica, come se l'Amen risolvesse ogni cosa della nostra vita. Siamo abituati così? Oppure magari sarà il nostro bibliese, il nostro evangelichese che risolve i nostri problemi? Perché se vivi così, il divario tra quello che credi e il divario da quello che vedi sarà sempre più grande. Perché noi facciamo così, nei momenti di tristezza ci basta semplicemente dire Amen. Nei momenti di dolore, sconforto e di buio, ci piace solamente prendere il verso che ci fa comodo, ripeterlo e dire Amen. Ma questo non è il problema, questa è la religione. <coughs> Quando questo modo di vivere, questo modo di vivere, spegne la lampadina della fede. E accende il lumino della religione, ok? I mucchini, è chiaro? Io so che quello che sto dicendo oggi dà tremendamente fastidio al diavolo. Per cui ti chiedo di essere attento perché ti perdi un botto, ti concentri? Se tu sei abituato a dire amen, gloria a Dio su ogni cosa, questo modo di fare spegnerà la tua fede, perché sa, sa, non, sarà, non sarà corrisposta. Quello che funziona è un rapporto personale con Dio e quindi tu devi rispondere amen a quello che le tue orecchie stanno sentendo uscire dalla bocca di Dio. Che ti piaccia o no, che risponde o non risponde a quello che tu stai chiedendo, se vuoi vedere la tempesta terminare, predisponi il tuo cuore dicendo, padre parla, che il tuo servo ascolta, qui si risolvono le situazioni. È qui che incomincia l'inizio del cambiamento della tua situazione ma rimanere seduti così e a dire amen io so che tu guarisci io so io so anche il diavolo lo sa e farà di tutto finché tu non erediti la guarigione perché tutto questo è religione <coughs> Abakuk aveva compreso che ci sarebbe stato un momento dedicato alla sua richiesta, ma ci sarebbe stato anche un momento dedicato per ascoltare le parole del Signore. Quindi il primo verso era un verso in cui Abacuc si arrabbia, no? E guardate poi come risponde al, al, al capitolo 2, sono tre capitoli. Abacuc una, fa una scelta e dice, io starò al mio posto di guardia. Mi metterò sopra una torre e starò attento, ripeti con me, attento a quello che il Signore mi dirà e a quello che dovrò rispondere, cerco la dimostranza che ho fatto. Io vado dal Signore, chiedo e rimango attento. Non dico Amen, alleluia, il Signore è la mia forza, io posso ogni cosa, niente è impossibile. Queste cose dette così non funzionano, non rispondono alla tua fede. E tu ti vedi cristiani per dieci anni, quindici anni, vent'anni che sanno a memoria la Bibbia ma non hanno conosciuto Dio. E non va bene. Questo atteggiamento mi piace, ripeti come mi piace, mettiamo un mi piace, un like. Io starò al mio posto di guardia e starò attento per vedere cosa Dio mi dirà. Sono curioso. Non quello che mi piace sentirmi dire dal pastore, quello che mi piace sentirmi. quello che le mie emozioni richiamano alla mente la parola di Dio che mi piace, ma io voglio sapere quello che Dio mi deve dire. A volte il motivo per cui non riceviamo risposte alle nostre domande è che non siamo disposti a fermarci ed aspettare abbastanza a lungo affinché Dio ci parli, non siamo disposti a farlo. Salmi 46, fermatevi, dice, e riconoscete che io sono Dio. Noi non facciamo manco questo. Eh, da buon io mi immagino, eh, giovane, dammela guarigione. Quasi quasi va a finire così. Cioè non stiamo nemmeno a riconoscere che lui è Dio. Ancora, assiede la fanca anche qua non ce la faccio più. Cioè l'ho reso molto spicciolo, ma un atteggiamento religioso ha lo stesso fine. Cioè non stiamo nemmeno a dire, signore, ma tu sei maestoso nonostante la mia sofferenza, ma tu rimani il mio Dio nonostante tutto. Qua dice, fermati, ma mi hai riconosciuto che sono Dio, ma, ma per chi mi hai preso? Quasi quasi ti do la chiavetta, la metti, spingi il bottone e ti esce sotto quello che, quello che hai bisogno. Il distributore di Dio, lo metterò in chiesa. Tu vieni, metti la chiavetta che con ricarica, spingerai il numero. Allora, guarigione G41, guarigione al fegato G41. G41, ho preso, a posto, grazie signore. Noi facciamo così. Cioè, noi vogliamo che Dio funzioni così. Ma Dio è Dio, non è un distributore. Allora vi farò vedere. C'è un divario. Seguimi. Tra quello che tu stai credendo della parola di Dio e quello che stai vedendo. Ok? Io so che tu desideri che questo spazio diventa il meno possibile, come dire, lontano. È vero? È vero o no? Ecco, questa è l'immaginazione umana, ma non sarà mai così. Perché Dio ti può permettere che tu da una parte passi all'altra, ma c'è una scala. Non si uniranno queste cose. Perché il naturale e il sovrannaturale rimarranno sempre due cose staccate. Spirito e carne rimarranno sempre due cose distinte. E noi le vorremmo unire, ma non si, non, si porranno, non si uniranno come noi lo vogliamo, ma saranno collegate. Come con una scala. E tu quando vedi una scala da qua al cielo,. Ti piace vederla? Sa che tu sei collegato con il cielo, ma l'idea di fare tanti gradini ti passa la voglia di iniziare a salire, vero? E io ti dico stamattina, il primo passo di fede che devi fare, metti il piede sul primo gradino. Metti il piede sul primo gradino, fai il primo gradino. E sai qual è il primo gradino che devi fare? Lo iniziamo? Vi parlerò di una scala. Dell'immagine di una scala. Il primo gradino è fermati. Fermati. Il secondo gradino è chiedi. Il terzo gradino è ascolta. Sei disposto a farti domande oneste? Sei disposto ad ascoltare Dio? Ascolti veramente Dio. Dio parla attraverso le circostanze. Se ti fermi abbastanza a lungo da riflettere, Dio in quella circostanza ti parlerà. Nella tua malattia Dio ti parlerà. Nella tua carestia economica Dio ti parlerà. Nella tua difficoltà familiare Dio ti parlerà. Nei tuoi preparativi matrimoniali Dio ti parlerà. Ti dirà lascialo. Lascialo. In qualsiasi momento triste tu stai, Dio ti parlerà. Ma ti può parlare anche nei tuoi momenti di felicità. Chissà perché Dio non è mai coinvolto nelle nostre felicità. Perché abbiamo già ottenuto, non ci interessa. Dio ha richieste di preghiera sempre depresse. Dio ti ringrazio e voglio pregare per te per questa felicità che mi hai donato. Pochi lo dico. Povero Signore. Meno male che non è povero. E Dio ci parlerà anche se apre la Bibbia. Dio ci parlerà. Credi di meno a quello che ti sto dicendo, ma mettici poca fede a quello che ti sto dicendo. Dio parlerà anche attraverso il tuo pastore se tu crederai fino in fondo. Perché Dio è in grado di dare saggezza ai Suoi ministri per risponderti. E Dio può parlarti direttamente anche attraverso il Suo spirito: perché no? Ma quando appartieni a Lui e trascorri del tempo con Lui e ti calmi davanti a Lui, senza fare come Abba Cocrina, oh, okay, che tu. Calmati davanti al Signore. E quando imparerai a riconoscere la sua voce, allora lì capirai che Dio ti sta parlando. Da va. Perché Dio nelle circostanze ti sta parlando. Forse hai chiesto a Dio ciò di cui hai bisogno? È ragionevole che tu lo faccia. È giusto. E Dio vuole che ci rivolgiamo a Lui, vero? Ma sei disposto ad ascoltare quello che ha da dirti? Perché noi vogliamo solamente proporre e vogliamo che Lui ci risponda. Cioè noi gli dobbiamo dire a Dio come deve fare Dio. E a volte sei disposto ad ascoltare la sua risposta, anche se quella risposta non è quella che tu vorresti sentire? Io ti dico continua ad ascoltarlo. Continua ad ascoltarlo. Dio non ti abbandonerà mai nel momento del bisogno. E questo Abacuc l'aveva capito. Nonostante Israele stava per essere distrutto da Babilonia. E, e, lui, e lui diceva, ok, io continuerò a credere in te perché so che tu non mi abbandoni. Dio... Ti terrà tenacemente vicino a lui e ti accompagnerà per tutto il tuo momento di dolore. Non si allontanerà mai da te, ma ascoltalo. Ti do non seguire tu lo studio sul cellulare. Ti chiamano? Non seguire... Uh, no, che non seguire. Quanti di voi vogliono ascoltare la voce del Signore? Quanti si riconoscono pecore davanti al Signore? Sei caduto nella trappola. Sei caduto nella trappola stamattina. Adesso vedrai se sei davvero una pecora. Vuoi vedere se sei davvero una pecora? Vai. Le mie pecore ascoltano la mia voce. Sei una pecora? O sei un caprone? un pecorone le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco esse mi seguono e io do loro la mia vita e la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano sei disposto ad ascoltarlo adesso per questa ragione spirituale se cioè, tu ascoltami perché se mi ascolti diventi pecora e se mi ascolti non ti potrà far male nessuno perché si chiudono le porte. Ascoltiamo. Filippesi. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio. Fatele conoscere. In preghiere e accompagnate da ringraziamenti. Dio la persona accanto a te, non angustiarti. Non, angustiarti. non preoccuparti. Non andarsi in Il Signore ti risponderà. Questo è il primo approccio che un cristiano dovrebbe avere, cercare il Signore. Cercatevi fino a che mi potete trovare. Molti invece non hanno questa abitudine nei momenti tristi, nei momenti difficili. Anzi, vuol sapere di più, molti cristiani nei momenti difficili peggiorano le situazioni. Sì, perché cercare di evitare una situazione, evitare di affrontarla, non fa altro che peggiorare le cose. Molte persone hanno delle situazioni difficili ma non le vogliono affrontare e quelle situazioni peggiorano. Quindi non cercare Dio nelle tue situazioni difficili non fai altro che peggiorare quelle tue situazioni. Quindi poi cosa facciamo? Finiamo sempre più di essere frustrati perché non cambia nulla. <coughs> Potremmo pure sentirci in colpa per non essere mai abbastanza forti da saper affrontare questo dolore, questa spina. Eh, pure i sensi di colpa. E alla fine cosa succede? Che se tu non prendi di petto la tua situazione e la porti davanti al trono della grazia, ci allontaneremo sempre di più da colui che può veramente aiutarci. E quindi quello che vedremo prenderà sempre di più il posto. Di quello che abbiamo creduto finora fino a che ad invaderlo, e la tua fede finirà. Perché quello che sta vedendo prenderà sempre più potere. Il naturale che prende il sopravvento sul sovrannaturale, quando invece la verità è che il sovrannaturale deve avere il potere sul naturale. Fino a quando non saremo disposti ad avere una conversazione onesta con Dio? Tu non conoscerai mai pace. Sei disposto ad avere, a farti domande oneste? Sei disposto ad ascoltare la voce di Dio? Allora con onestà parla con lui. Abacuc prima mise in dubbio ogni cosa, poi cercò il Signore, poi gli fece le domande e il Signore rispose ad Abacuc e decise di ascoltarlo e, e Abacuc decise di ascoltare Dio decise di obbedire a Dio e successivamente il profeta incominciò a prendere appunti e a scrivere quello che il Signore gli diceva. E forse tutto questo non è sinonimo di mettere in pratica la tua fede quando il Signore ti parla, impara a scrivere quello che Lui ti sta dicendo. Perché il nemico ha un'abilità incredibile, quello che ha la, ha la capacità di rubare quello che Dio ti dice, di rubare le promesse di Dio. Ma se tu lo scrivi, Amen. te ne ricorderai sempre. Abacuc fece questo. Abacuc, nei suoi momenti di dubbio, cercò il Signore, decise di incontrarlo, decise di ascoltarlo. E una risposta di fede alle parole di Dio, furono da parte di Abacuc quello di scriverle. Il Signore, mi disse, il Signore mi rispose e disse: Scrivi la visione, incidila su tavole, perché si possa leggere con facilità, non fartela rubare, così tu non te ne dimentichi. <coughs> e quando Dio ti dice qualcosa, scrivilo. Ripeti con me? Scrivilo, perché il tuo nemico spirituale è un esperto nel rubare le promesse di Dio. Vi faccio una domanda. Dai una spiegazione perché le promesse che Dio ci ha dato, lui le ha scritte e le ha detto a Mosè e vieni a prendere. Tutte le sue promesse sono scritte. Poteva evitare, poteva dire io rivelerò le mie promesse a chi mi cerca. Ce le ha scritte. Perché rimanesse un testamento eterno. Scrivi, tutto a posto? Scrivi quello che Dio ti dice. Scrivilo. Satana è bravo a rubare i semi che Dio ci pianta. Il Signore ci mette semi e lui ce li viene a rubare. Sempre. Vi ricordate la parabola del seminatore? L'uccellino? Il fatto che lo hai scritto ha tanti perché? Spesso, dammi un'esplicazione. Perché hai scritto? Uno. Lo scrivi. Perché dopo un tempo, dopo che passerà un tempo, tu prenderai quello scritto e darai gloria a Dio perché avrai ottenuto qualcosa. Due, scrivilo perché sarà di testimonianza ad altri quello che tu scrivi. Tre, serve per ricordartelo ogni volta che vivi momenti tristi. Quattro, perché tu hai bisogno di scrivertelo perché devi fissarti degli obiettivi e fare un programma. Prendi nota, ti voglio far vedere una cosa. Ti voglio far leggere una cosa. <coughs> Tempo fa, 2012, era il 2012, un profeta è venuto nella chiesa dove io c'ero. E mi ha dato una profezia. E quando io ho preso questa profezia, l'ho sbobbinata perché era registrata, mi mise in preghiera e il Signore mi disse: incidila la sua tavola. Sta qua. Volete che ve la leggo? È del 2012. Questa profezia, quando io l'ho stampata, l'ho messa sul mio letto. Ho tolto la testa della Madonna. no. <ride> <ride> ho messo questo e io ogni sera quando andavo a letto mettevo la mano così e dicevo i miei occhi vedranno questo ogni giorno sapete che significava per me? dire al dubbio sparisci dire al nemico sparisci ve lo leggo perché questo è il motivo perché io ho scritto e voi e di testimonianza e noi daremo gloria 2012 Il Signore dice: Nico, questa è una stagione per te, il mio fuoco si sta innalzando dentro di te e comincerà a schizzare fuori. T'ho chiamato a essere un iniziatore di fuochi, risveglierai il fuoco negli altri, perché ho posto dentro di te la passione e la volontà profetica dell'evangelizzazione e continuerai quello. Ti insegnerò molte cose, ti mostrerò molte maniere di farlo e sarai in grado di essere guidato da me per sapere quale metodo sarà più effettivo da usare con le persone. Il Signore dice: Figlio, ci sarà un tempo in cui ti dirò prima ancora di conoscerli, come dovranno essere parole di conoscenza. E quale sarà il loro specifico bisogno? Ma ci saranno altre volte che ti guiderò direttamente sul tuo lavoro giornaliero. Andando solamente al lavoro, tu vedrai qualcuno e mi ascolterai. Cominciando una conversazione sarai in grado di parlare, comincerai ad ascoltare la mia voce in base ai bisogni che loro hanno e tu saprai i bisogni che loro hanno e non comincerai a saperlo fino a quando non pregherai per loro. E quando comincerai a pregare per loro te lo rivelerò e farai sì di pregare affinché venga guarito. E io lo farò, dimostrerò la mia guarigione e la mia unzione miracolosa attraverso di te. Preparati per un'avventura fantastica, un'avventura di fede. Ti aiuterò a, in a incrementare il tuo lavoro, infatti ti aiuterò dal punto che avrai bisogno di un altro dipendente. Quello che ho visto è questo, hai un'ottima testimonianza e fai un buon lavoro. Ho visto che tu ti stai es espandendo, incrementandoti in più altri posti che devi ispezionare, ma crescerà tal punto che tu avrai bisogno di aiuto e sarà una benedizione. Questo accadrà, perché quando avrai l'aiuto ti darà la più flessibilità per compiere i miei propositi. Nel nome di Gesù. Signore ti ringrazio per Lui e noi lo chiamiamo nel nome di Gesù, profeta Cliff Bell, che se mi ascolta, lui è in Texas, io lo benedico. Io oggi questo l'ho visto. Voi siete qui perché è frutto di questo. E mi conoscete benissimo che quando io ho a che fare con una persona, io ricevo le cose prima. Ah. A me? Amen. Quello che il Signore ti dice, scrivilo su carta prendi carta e penna e scrivi. <coughs> Racconta, l'ho raccontata la mia storia, Ho scritto raccontare la mia storia, l'ho raccontata. Il diavolo desidera che tu non erediti le promesse di Dio. E l'unica via per farlo è dubbio, soffocare la tua fede, perché contro le promesse di Dio... Il diavolo non può nulla. Il diavolo non può non rendere efficace la parola di Dio. Il diavolo può rendere la tua fede piccola, soffocarla, metterci il dubbio finché le promesse di Dio senza fede non si possono applicare. Hai capito? Cioè la promessa di Dio è una certezza. Nessuno può buttare giù una parola di Dio. Non può. Solo noi possiamo se diamo spazio al dubbio e all'incredulità. Isaia. 48 L'erba si secca, il fiore appassisce, ma la parola del nostro Dio dura per sempre. Come vedi, la parola di Dio non può niente nessuno. Vogliamo fare un ricapitolare? Perché è uno studio abbastanza articolato. 1. Fermati. 2, domanda. 3, ascolta. 4. Scrivi, sapete che cosa sono questi? La scala. Sono i gradini di quella scala che ti permettono di passare da quello che vedi a quello che credi. Tu lo puoi fare, ma è un lavoro che devi fare tu. Passare da quello che stai vedendo. A passare a quello che stai credendo, devi mettere ogni giorno un piede su questo gradino della scala e man mano devi salire. Per cui il primo gradino è fermati, poi passerai a chiedere, poi passerai ad ascoltare, poi passerai a scrivere. Aggiungiamo il quinto? Aspetta. Il quinto gradino di questa meravigliosa scala è aspetta. Aspettare. È la cosa più difficile di tutte le altre cose che vi ho detto finora. Ok, Signore? Io ti ascolto? Ma lo scrivo anche. Ma rispondi mo. Però l'ho scritto. Cosa gli risponde al Signore? Dopo che le ha detto scrivi. Al verso 3. Perché è una visione per un tempo già fissato. Essa si affretta verso il suo termine e non mentirà. Se tarda, aspettala. Poiché certamente verrà e non tarderà. Attendi, aspetta, verrà. Verrà. Accadrà. 2012 ho incominciato a fare quell'evangelizzazione di fuoco con mia moglie 2015. Siamo nel 2022, dieci anni dopo. Possiamo dire grazie Signore perché l'ho vista tutta quella professione. Abba Cucu non era entusiasta di aspettare, nemmeno tu, vero? Per cui sapeva che avrebbe dovuto fare, sapeva cosa bisognava fare per uscire da quella valle di sconforto, perché lo, il nostro sconforto... I nostri momenti tristi sono come quella valle, vero? Come se ci troviamo in una valle oscura dell'ombra della morte. Quando anche tu attraverserai la valle oscura della morte, tu non temerai nessun male. E noi quando abbiamo momenti difficili, malattia, problemi finanziari, ci troviamo in quella valle. Ma Dio gli disse perché è una visione per un tempo già fissato. La parola ebraica, per un tempo già fissato, scrivila se vuoi, è... Moed, Mo W E D, Moed. La parola Moed significa, la parola usata per aspettala è Moed. E Moed significa tempo giusto. Cioè, ti sta dicendo tu nel tempo giusto l'avrai. Moed significa tempo fissato. Moed è il tempo scelto da Dio. Ma noi vogliamo dire a Dio quando e come. C'è un vecchio detto che dice che Dio è raramente in anticipo, ma è in ritardo, è sempre puntuale. Ecco, questo è il riassunto di Moed, che Dio non viene mai prima e mai dopo. Moed Dio, le cose che tu mi stai chiedendo, io le riceverò nel tuo Moed una cosa buona nel momento sbagliato farà danni. Sull'attesa io so già che la vostra pastora ha già spiegato tante cose e l'apostolo Paolo una visione ha incontrato Gesù si è trasformato e il Signore gli dice a Paolo tu sei chiamato a predicare allora oh no questo è quello che devi fare Paolo io ti ho chiamato a predicare e Paolo dice questo è tutto sono costretto a predicare e questo è il mio scopo diceva Paolo che Dio mi ha dato nella mia vita io devo predicare e quindi Paolo aspetta di predicare. Sapete quanto tempo passa da quando Dio gli dice di predicare a quando inizia a predicare? 13 anni. 13. 13 anni prima di arrivare a predicare il suo primo messaggio. 13. Grazie signore che a me è molto bene. Il tuo Moed come è stato generoso e la vita è fatta di stagioni ripeti con me, la vita è fatta di stagioni è vero? c'è la primavera c'è l'estate c'è l'autunno c'è l'inverno ma maledetta primavera, che fretta c'era tutto quello che è naturale è un riflesso dello spirituale se noi nel naturale abbiamo delle stagioni lo spirituale avrà delle stagioni. La nostra vita spirituale deve avere delle stagioni. E quando io molto spesso è capitato a molti di voi che gli ho detto, vai piano, non ci scende perché ci sono delle stagioni. Hai mai mangiato la fragola fuori stagione? Sì, ma facciamo schifo. È vero o no? I frutti tuoi fuori stagione fanno schifo. Non, non parlano di Dio chiariamo questo aspetto perché la stagione definisce un tempo ok se io ti dico che è inverno la tua mente già sta focalizzata su novembre dicembre gennaio è vero ma quando io ti dico estate tu stai parlando di merce già luglio agosto quindi già definisci un tempo c'è di più ogni stagione ha il suo frutto Se io dico a Michele, Michele, mi dai un'anguria adesso? Tu cosa mi rispondi? Sì o no? E perché non me la puoi dare? Eh? Non è? Non è il tempo giusto, non è la sua stagione delle angurie. Ma io ti dico, Michele, io voglio l'anguria, voglio assaggiare l'anguria. Cosa devo fare, Michele? Ti prego, la voglio assaggiare. Tu mi rispondi, attendi la sua stagione. Ecco, lo stesso vale con Dio. Impari ad attendere la stagione giusta delle cose. Questo ti butta giù un bel po' di stress. Aspetta la stagione e basta. Non c'è altra alternativa. Non puoi fare altro. Giacomo. <coughs> Siate dunque pazienti, fratelli, fino all'avvenuta del Signore. Osservate come l'agricoltore aspetta il frutto prezioso della terra pazientando finché esso abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione. Un frutto ha bisogno di tutto questo. Infatti la serra non vuole altro che simulare una stagione, ma è artificiale come cosa. Infatti le, le fragole in serra fuori stagione sono insipide, le fragole che arrivano a fragole nel periodo, Dio mio, che frutti vuoi dare? Frutti in serra? Siate pazienti anche voi quando state aspettando qualcosa da Dio. Quindi fortificate i vostri cuori. Prendete forza. Arriveranno nella stagione giusta. Eh, però ancora sono 40 anni che, e sono 30 anni, e sono 15 anni, e sono... Ora comprendete che c'è un giusto tempo, una stagione per ogni cosa. C'è un tempo per piantare, per stradicare, per demolire. C'è un tempo. E allora quando parliamo di fede ci sarà sempre un'attesa, sempre. E sono sicuro che Dio non fa aspettare nessuno in vano. Possiamo fidarci di Dio nel fare ciò che è meglio per noi al momento giusto. Tu sai che Dio ci farà fare le cose al momento giusto. Nel capitolo 11 di Ebrei troviamo un elenco di così tante persone che hanno lottato ma hanno atteso, vissuto per fede e hanno visto le promesse di Dio compiute nella loro vita perché sono stati bravi ad attendere. E lì troviamo persone che hanno attraversato cose incredibili, prove impossibili ma alla fine hanno sperimentato un nuovo livello di intimità con Dio. Queste persone che parlano in ebreo, non so se l'hanno letto, Ab Ab Noè per fede costruì l'arca e salvò la sua famiglia. Era un'intimità con Dio. Dio non poteva rivelare a un pingo palino, oh giovane, fammi un'arca che io devo diluviare qua. Cioè Dio ti parlerà, oppure non poteva dire a un pingo palino, eh prendi la mazza, butti sul mar Rosso, che lo devo aprire. Dio ha rivelato le sue cose a chi è andato in intimità con lui. Quindi, una fede autentica eh, ti porta ad avere un rapporto con lui. Quindi, per fede, dice Ebrei 11: Noè costruì l'arca, per fede Abramo e Sara ricevettero Isacco. Tutto per fede. Eppure, Noè, Abramo, Sara non erano persone perfette, anzi, tutt'altro. Anche loro avevano i dubbi, lo sapete? Anche loro avevano le lotte, lo sapete? Anche loro avevano, eh, fanno fatti errori. Anche loro erano infedeli a volte. Anche loro avevano debolezze, difetti. Però perseveravano nella fede. E attesero Dio. Ancora, 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 ancora. Una fede autentica ti mette nelle condizioni di dire, Signore io ti aspetto perché sei Dio. Stop Alleluia. per cui ripeti con me per fede, per fede. supererò ogni cosa, Alleluia. amen. Alleluia. Riflettiamo due secondi su questo e poi mi fermo qua. Finisco questo, questo aspetto e finisco. Se tu avessi davvero capito tutto di, di la, della tua valle oscura, non avresti bisogno di fede perché se, avresti, se conosci tutto, conosci anche il modo di uscirne. Quindi potresti vivere semplicemente con la tua comprensione, potresti vivere secondo la tua logica, ma non vivresti per fede. Dove ti voglio portare? Quando non capisci qualcosa, quella è una grande opportunità che Dio ti sta dando per accrescere la tua fede e per, per terminare i tuoi dubbi di straziarti. Quando non capisci qualcosa, è una grande opportunità. Vai da Dio e di fammela capire. La fede è una deliberata fiducia nel carattere di Dio, di cui potresti non capire i modi e i momenti, ma tu ti fidi. Questa è fede. Se non è questa per te fede, non è fede. Quindi prova ad immaginare se invece... Tu vivesti la tua vita senza fede. Vuol dire che capisci tutto. E quando non capisci qualcosa, dove va? Voglio farti capire questo, questo concetto con questa massima. È meglio affondare con fede che non nuotare. Si capisce? Eh? Perché a co affondare con fede tu stai capendo il motivo perché stai affondando. Ma nuotare senza una fede ti stai affaticando. E fai un lavoro in mano. Che cosa succede se vivi per fede? E tuttavia non vedi le promesse di Dio che si sono compiute nella tua vita? Cosa fai? Io sto vivendo per fede, ma quello che Dio mi ha detto non lo sto vedendo. Abacuc è un buon insegnante, perché Dio mantenne la sua promessa solo nella generazione successiva e punì i babilonesi. Uh, uh, Dio è stato fedele, non era il tempo di Abacuc di vedere quello che Abacuc voleva vedere, ma Dio è rimasto fedele perché i babilonesi sono stati puniti. E mentre Abacuc diceva: No, me li devi punire adesso. Ma ha detto: Io li punirò, ma non adesso. <ride> quindi Abacuc non vide. Ma Dio fu fedele alla promessa che fece all'inizio. Quando Abacuc gli andò a dire: Perché tu hai detto, Dio ha detto: Tu scrivi, la certamente avverrà. Ma fu la generazione successiva. Mosè, non ha visto la la promessa. Ma Israele ha ereditato la la promessa. Rilassati. Perché il progetto di Dio, scrivitelo, scriviti questo Vittoriano, il progetto di Dio non è riempire le chiese, è riempire il paradiso. Amen. Amen. Ok? Alleluia. Quindi dobbiamo imparare a non chiedere Alleluia. che è buono che la nostra famiglia venga in chiesa, ma molto probabilmente non è quello il programma di Dio. Perché il programma di Dio è svuotare l'inferno e riempire il paradiso. Perché non tutte le persone che vengono in chiesa vanno in paradiso. Quindi impariamo anche a chiedere, cioè ci dobbiamo rilassare. È un tempo d'attesa molto lungo per Abacuc, ma il Signore è rimasto fedele. E Abacuc ci dà altre piccole regole. Alle quali possiamo aggrapparci e con queste piccole regole finisco per oggi. Poi lo farò fra due domeniche la seconda parte, perché domenica prossima siamo ospiti a Benevento dal pastor Roberto Sferruzzo che salutiamo se ci ascolta. È un carissimo caro alla nostra comunità. Abacucci dà tre piccoli ganci quando arrivano i nostri dubbi. quando i nostri occhi, quello che vedono sono diversi da quello che la nostra fede sta credendo e qualunque cosa tu stia passando in questo momento, non perdere mai più queste parole che ti sto dicendo adesso. Mettile qua. Abacuc insegna questo. Andiamo a leggere. Ma il Signore è nel suo Tempio Santo e tutta la terra faccia silenzio in sua presenza tutto può sembrare storto tutto può sembrare sbagliato tutto può sembrare scorretto tutto può sembrare finito tutto può sembrare fallito ma la tua ultima parola è ma il Signore punto non devono essere i dubbi ad avere l'ultima parola su quella situazione, ma il Signore è comunque nel suo Tempio santo ed è sovrano, di fronte a quello che stai vedendo, di fronte a quella valle oscura. E quando le ginocchia ti fanno male quando preghi, ma non riesci a capire se Dio ti sta ascoltando, io ti sto dicendo, Dio c'è. Qualunque cosa accada nella tua vita, il Signore, ricordalo. È nel suo Tempio Santo. E c'è. Matteo. Quasi finito lo studio. Quasi quasi lo finisco. Gesù fissando lo sguardo su di loro, disse agli uomini, questo è impossibile. Ma a Dio ogni cosa è possibile. Ricapitolando, fermati, domanda, ascolta, scrivi, aspetta con fede. Ricorda, altro scalino, ricorda. Se pensi che Dio ti abbia dimenticato, allora vuol dire che tu hai dimenticato chi Dio è. E quando stai attraversando deserti, valli, momenti difficili, hai il bisogno di, di ricordarti e tornare a quel Dio che tu hai conosciuto in passato. Abacuc 3.2. <coughs> il Signore ha udito il tuo messaggio e sono preso da, simore, da, da timore. Scusate, il Signore dà vita all'opera tua nel corso degli anni e nel corso degli anni falla conoscere nell'ira ricordati di aver pietà. E quando stai attraversando momenti difficili, hai il bisogno di ricordare cosa Dio ha fatto nel tuo passato. Per cui ricorda. Quindi posso, posso fermarmi un attimo e dire, Signore, fammi ricordare cosa hai fatto nel mio passato. C'è qualcosa che Dio ha fatto a tuo favore nel tuo passato? La puoi ricordare? La potete ricordare tutti che Dio ha fatto qualcosa nel nostro passato? Ci stiamo facendo domande oneste stamattina e allora ripeti con me, ora, ora ho il coraggio? di credere che quello che Dio ha fatto prima lo farà di nuovo, di nuovo, di nuovo, di nuovo. Amen? Ricorda. Dopo ricorda, accetta. Accetta. Ci viene difficile accettare le cose che Dio ci propone e molto spesso ci dà soluzioni diverse da quelle che noi ci aspettiamo, soluzioni diverse da quelle che noi interpretiamo, e le interpretiamo come un no da parte di Dio, è vero? Diventano per noi negazione, perché noi ci aspettiamo, ah, eh però Dio mi ha detto così. Quindi mi ha detto no. È una negazione. Dobbiamo accettare quello che Dio ci propone, perché quello che Dio, Dio ci proporrà a volte andrà oltre la nostra comprensio, comprensione e noi dobbiamo andare avanti. Dio sarà sempre il Dio delle cose illogiche. E quando accetti ciò che Dio sta facendo, non devi semplicemente riempire le tue emozioni e quindi lasciare che il tuo cuore quasi quasi muoia. Anche se stai sorridendo allo specchio e se stai memorizzando a memoria i versetti della Bibbia, o magari tu stai usando il bibliese e l'evangelichese è necessario che tu accetti quello che Dio ti sta dicendo. Perché tu non devi fingere che tutto va bene. E questo è un altro problema del cristiano evangelico italiano. Dobbiamo dimostrare gloria a Dio tutto ok quando tutto ok non c'è niente. E dobbiamo andare davanti a Dio e dire non ma niente ok. Ho questo problema sto pregando e so che il Signore risponderà. Fare finta che va tutto ok? è dimostrare un cristianesimo falso. Non dobbiamo dimostrare che tutto va bene, quando di bene non c'è niente. Dobbiamo continuare invece a pregare per quel miracolo e dire adesso sono nella valle, ma un giorno sarò in cima alla montagna. Però dobbiamo riconoscere che siamo nella valle, perché questo è orgoglio dire che va tutto bene. Perché dire che va tutto bene significa che quella scala non ti serve. Abacuc disse che non va per niente bene niente. Abacuc 3,16. Ho udito e le mie viscere fremano, le mie labbra tremano a quel rumore. Un tarlo mi entra nelle ossa, diceva Abacuc: Non va niente bene. Io tremo ogni passo, aspetto in silenzio il giorno dell'angoscia, quando il nemico marcerà contro il popolo per assalirlo. Signore, qui non va bene niente. Altro gloria a Dio, alleluia, il Signore lavorerà per me, gloria a Dio, lui sta combattendo, lui sta facendo, cioè ci prendiamo questi versi e ce li, li usiamo quando il Signore dice io voglio parlarti con la mia parola, ma vieni, non, non la prendere dalla tua memoria. Qui Abba non stava fingendo che tutto andava bene, Dio gli disse nei denti che il popolo di Israele sarebbe stato assediato dai Babilonesi e lo avrebbe distrutto. Quindi accettare questa realtà non è negazione. Accettare questa realtà brutta è fede. È fede. Io accetto questa realtà. Perché ho fede. Perché so che sei un Dio che è seduto su quel trono. E fede non è credere che Dio deve fare le cose che tu gli dici. Fede è credere nel carattere di Dio, che Dio è davvero su quella situazione. Qual è fede? Amen. Dio non è quello che tu credi che Dio è, la tua fede è dire alle tue situazioni chi è Dio. Quindi accettare che Dio è sovrano anche quando secondo la nostra logica accade qualcosa di spiacevole, questa è la fede di Abacoc. A volte sta per succedere qualcosa che non ti piace, potrebbe accadere anche adesso qualcosa che non ti piace. Allora fatti tre domande oneste. E tre risposte oneste, ti ricordi ciò che Dio ha fatto? Accetti ciò che Dio sta facendo? E ti fidi di ciò che farà? Salmi, finisco perché quattro cavolate ho finito. Perché ti abbatti anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio, perché io lo celebrerò ancora: è il mio Salvatore, il mio Dio. Perché? Lo ha fatto, lo fa e lo farà. Ancora Salmi 33, non aspettiamo il Signore, Egli è il nostro aiuto e il nostro scudo. In Lui certo si rallegrerà il mio cuore perché abbiamo confidato nel suo santo nome. E dopo accetta, c'è? Eh? confida. Confidare sembra che significa fede, non è. Fidarsi è dimostrare una fede sana. Una fede matura. Fidarsi di Dio significa che Dio è in grado di trarre benefici da qualcosa che di brutto ti sta accadendo. Lo devi scrivere. Fidarsi di Dio significa avere quella fede matura da, da rispondere a dirti, Ma io so che se anche se sto attraversando nella valle oscura della morte, c'è qualcosa di buono che tu mi darai. Perché davanti a un lutto tu puoi decidere se straziarti o fare festa. Abacuc ha fatto proprio questo quando il Signore gli disse io il popolo di Israele lo distruggerò, fatti il serio della croce che lo distruggerò. E Abacuc, nonostante quella risposta, il Signore continuerà a fidarmi di te, perché so che qualcosa di buono uscirà. Nonostante distruggerai. Cosa fa il cristiano medio evangelico italiano? Uh, distruggerà. Questo non è fidarsi perché stai dicendo che Dio è cattivo. seduto Abacuc poteva scegliere di fidarsi di se stesso in quel momento. Dire va bene, non mi stai dando quello che io voglio, ma la vedo io. Auto vendetta. Invece ha continuato ad avere fede in Dio. E ciò che era certo, che da tutto ciò Abacuc aveva imparato qualcosa di buono, nella tua vita potrebbe sembrare che i babilonesi abbiano già devastato il paesaggio del tuo cuore, è vero? Può essere. Potresti essere in lutto per delle perdite, eh? ma anche nel bel mezzo di, di, di qualche dolore. Se tu scegli di avere fiducia in Dio nonostante tutti i tipi di prove contrarie, allora attraverserai un nuovo livello di intimità con Dio. Conoscerai la Sua presenza nel mezzo del tuo dolore. Ti fideresti del Suo carattere quando non capirai le circostanze. Quindi, non importa cosa succede, non importa quanto dolorosamente il tuo cuore sta attraversando la cosa, o quando il tuo cuore è trafitto in quel momento, ma importa che tu devi continuare a fare ancora un passo per un altro giorno. Quindi ripeti con me adesso. Non guardare l'intera scala, scala. Ma ogni giorno guarda il singolo gradino. Ma ogni giorno guarda il singolo gradino. Amen. Perché si potresti stancarti a vederla tutta. Quindi se si di andare avanti, nonostante questo buio intorno a te, questa valle. Tu sceglierai di salire il tuo gradino giornaliero per fede e fiducia. E allora la tua preghiera, ascolta, adesso la tua preghiera incomincia a essere onesta. Adesso incomincia a essere onesta. Dopo che hai fatto i primi tre gradini, quattro, cinque. E anche se ho cresciuto i miei figli al meglio e stanno, andando, stanno prendendo decisioni sbagliate. Io confiderò in te, Signore. Vabbè. E anche se le mie fidanze sono pessime e non ho soldi per comprarmi questo, io confiderò in te, Signore. Vabbè. E anche se abbiamo pregato per la mia salute e non sto migliorando, io confiderò in te, Signore. Vabbè. Arriviamo a fare questo? Adesso sono preghiere oneste. Questa è l'onestà che Dio ci chiede. Non fingere che tutto va bene. Non usare l'Evangelicesa. Ripeti con me, anche se... Mi fiderò di te. Perché sei il mio Dio. Questa è fede. Questa è fede. Finisco. Davvero. Dopo confida, sapete cosa c'è? Spera. E qua si comincia a vedere la luce. Il libro di Abacuc termina con la sua preghiera. La leggiamo. Guardate. Guardate la speranza di questo grande uomo. Il Signore dice: Infatti il fico non fiorirà, non ci sarà più il frutto nelle vigne. Dura da digerire, sta risposta. eh? Il prodotto dell'ulivo verrà meno, i campi non daranno più cibo, le greggi verranno a mancare negli ovili e non ci saranno più buoi nelle stalle. Guardate Ab Abacuc: Ma io mi rallegrerò nel Signore, esulterò nel Dio della salvezza, il Signore è la mia forza, egli renderà i miei piedi come quelli delle cerve e mi farà camminare sulle alture. Anche se io sto accadendo tutto questo, non solo lo, lo sto vedendo, ma Dio mi ha confermato che lo vedrò, io ti, io ti riconoscerò e ti pregherò. Questa è fede, questo è cristianesimo sincero. Un popolo distrutto, una terra desolata, sterminata, sterile. Abacuca lontano contro i dubbi, ma ha abbracciato la realtà. L'ha accettata quella realtà, brutta, perché si è fidato di Dio lo stesso e lì ha trovato la speranza in Dio. E prova ad immaginare che il nome di Abacuc significa proprio lottare, affrontare, abbracciare. Quando tu lotti e ti abbracci al Padre, sei stretto tra le sue braccia, è lì che tu trovi la speranza. È lì che stai trovando speranza. Quanti possono alzare la mano stamattina e dire Signore, 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 ti ringrazio perché mi dai speranza. Ma guardate quanti scalidi bisogna fare per arrivare. Come siamo superficiali nel, suo rap nel rapporto che abbiamo con Lui. Romani, siate allegri nella speranza pazienti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera. Facciamo il punto della situazione prima di concluderci. E vediamo come la grande scala della vita cristiana si è affrontata gradino dopo gradino, ci porta dritto al cielo. La scala è il mezzo che ti permette di arrivare a, B a Dio e di abbracciarti a Lui. <coughs> Però ti aspetta salirla. A te aspetta la decisione di impegnarti a salire e ad affrontare questi gradini. Ripeti con me. Fermati. Domanda. Ascolta. Scrivi. Aspetta. Ricorda. Accetta. Confida. Spera. Nuove gradini per, per passare da quello che vedi a quello che credi. Nuove gradini. Tu puoi ridurre questo spazio facendo questi nove gradini ogni giorno. Ogni giorno il sole sorge, vero? E come fai a sapere che sorge? Hai detto sì. E come fai a sapere? Chi ti dà la certezza che il sole sorge? Lo vedi? Sì? A volte noi il sole non lo vediamo. Però sappiamo che, che è uscito. Sapete perché? Perché il, il sole sorge non perché lo vedi. Il sole sorge perché vedi le altre cose. E capisci che il sole è risorto. È sorto. Cioè tu capisci che il sole c'è perché c'è luce. Non perché vedi il sole. E la fede è come il sole. Non sempre. Lo vedi, Dio, però sai che c'è. La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Ecco perché la fede è come il sole. Anche se non lo vedi, tu sai che c'è. E senza la nostra fede nel carattere di Dio, il nostro rapporto con Lui come fondamento vale quanto sperare che l'asino vola. E ci viene difficile sperare nei momenti difficili. Ma l'Apostolo Paolo, sto finendo, ci invita a farlo. L'Apostolo Paolo ci invita a dire sali quella scala che ti porta alla speranza. Romani, non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza. La pazienza è esperienza. E l'esperienza è speranza. Perché? Perché la speranza non delude perché l'amore di Dio è sparso nei nostri cuori, mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Incoraggia la persona vicino a te, la speranza non ti deluderà mai. Ma capite cosa ci vuole per arrivare ad avere speranza? Quando stiamo soffrendo nei momenti difficili, pre prendiamo Dio in parola e crediamo che Dio abbia ancora il controllo, con uno scopo specifico nella nostra vita. Quindi continuiamo a fare affidamento su di Lui. E man mano che andiamo avanti, di ora in ora, di giorno in giorno, di settimana in settimana, tu diventerai sempre più forte. Concentrati, sto finendo. La nostra fede cresce, la nostra maturità cresce, la nostra fiducia in Dio cresce. E man mano che diventiamo più forti, crediamo nella bontà di Dio più che nelle nostre circostanze. E impariamo a credere nelle promesse di Dio più di quello che noi vediamo. Se vuoi credere ancora... Allora Dio ti incontrerà nel bel mezzo dei tuoi sforzi. Anche se lanci la tua Bibbia contro il muro, anche se stai agitando il pugno verso Dio, o lo interrovi come ha fatto Abacuc. Tranquillo che Dio ti onorerà questa tua ricerca, lo farà. Se vuoi veramente sperimentare la vicinanza di Dio e la Sua cura verso di te mentre stai attraversando delle prove, e lo desideri ancora di più, lui seguirà ogni passo che stai facendo. Ecco, <coughs> <coughs> questo è il fondamento giusto, prima Corinzi 3, poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello che è già posto, cioè Cristo Gesù. Se questo è il tuo fondamento della vita, allora tranquillo. Riponi la tua vita su una base solida. Sviluppa, fai crescere e maturare questa fede. Ci sono situazioni che ci chiamano a resistere. A volte la resistenza è dura, ma ti do una chiave di lettura affinché la resistenza venga trasformata in qualcosa di gradevole. So che molti di voi stanno attraversando e stanno resistendo. Ascolta questa chiave di lettura e le ripeti con me. Resistere, resistere. non è solo la capacità di sopportare le cose. È di, le cose è di sopportare le cose difficili, ma è trasformarle in gloria. Trasformarle in gloria. Comprendi? Comprendi? Noi dobbiamo resistere affinché queste situazioni difficili si trasformino in gloria per lui. Resisti e attendi la sua gloria. Il nostro Dio è un Dio buono, che ci ama così abbastanza a tal punto da sacrificare suo figlio. È il più grande dono che tu potresti, che hai, che hai ricevuto. Ci ama così tanto Dio. E siamo in grado di amarlo o di amare chiunque altro solo perché lui ci ha amati per prima. E quando accadono cose difficili, il meglio che puoi fare è voler credere. Nei momenti difficili, se tu credi di voler credere, allora stai facendo abbastanza. Non smettere di credere. Consenti a quella scintilla di speranza di crescere, crescendo che Dio, e credendo, scusate, che Dio sia lì accanto a te. Prega e chiede a Dio di aiutarti a superare la tua incredulità, come Abacuc, fare le tue domande e preparati ad ascoltare la sua risposta. Tu puoi avere la fede di Abacuc, ma affronta quella scala gradino per gradino. Perché Dio opera molto di più nella valle che sulla cima di quella montagna. Dio opera molto di più nei momenti disperati e tristi che in quelli gioiosi e spensierati. Io non potrò rispondere a tutte le vostre domande, ma posso solamente incoraggiarti questa mattina dicendoti che ho camminato tanto tempo con Dio nel mio passato a tal punto che mi fido e ho molta speranza per il mio futuro. Puoi avere speranza nell'oscurità, sì, perché crescendo nella conoscenza di Dio, Egli rivelerà sempre di più il suo amore, la sua fedeltà, la sua grazia. E col tempo ti renderai conto e crederai e saprai che anche quando la tua vita è stata difficile, Dio è rimasto sempre buono con te. Amen? Amen. Vuoi sapere l'ultima cosa bella? Che ho finito tutto lo studio e che non ci sarà una seconda parte. Amen. Vogliamo metterci in piedi?